cominciamo il corso di disegno con un simbolo portafortuna. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi ricominciamo il corso di disegno. Faremo un disegno a pastello su tavoletta. Prima di lasciarvi al video però mi preme dirvi una cosa. Se pensate che Arte per te sia un canale meritevole di condivisione, beh, aiutatemi a condividere. Come fare? Copiate il link del canale, della home page, e trasportatelo sulla vostra pagina Facebook e consigliatelo ai vostri amici. Io ve lo chiedo perché Arte per te sta avendo una leggera flessione verso il basso e sinceramente mi dispiace perché impiego tante energie sul canale, mi piace condividere il mio sapere con voi e vorrei che la cosa fosse apprezzata. Aiutatemi tanto a far crescere Arte per te, mi raccomando, datemi sempre una mano. Spero che questa richiesta non vi dispiaccia, sono sincera con voi, io condivido proprio tutto, condivido sia quello che so che quello che penso e quindi se è possibile approfitto della vostra cortesia e vi chiedo di fare un po' di promo ad Arte per te, perché dopo tutto questa è la nostra casa virtuale. Bene ragazzi, io vi ringrazio se lo farete e se non lo vorrete fare non ci farà nulla. Chiedere è lecito, rispondere è del tutto facoltativo, quindi grazie comunque anzi per avermi ascoltato. Ora passiamo all'oggetto del video. Creeremo un bel melograno, speriamo bello, io ci provo, sono un po' arrugginita, da un po' che non disegno, quindi spostiamoci sul piano da lavoro e andiamolo a creare insieme. Ed ecco l'occorrente per creare il nostro melograno con i pastelli. Allora, io userò innanzitutto i pastelli della Maison du Pastel, però di queste non ho tutte le gradazioni di colore, quindi mi avvarrò dei miei pastelli preferiti in termini di normalità, perché questi pastelli sono dei pastelli che costano 20 euro a pezzo, mentre questi hanno un prezzo accessibilissimo, ve li faccio vedere, e sono dei pastelli fenomenali, scriventi, morbidi, vedete, trovate la recensione qui sul canale. Sì, a me li ha inviati l'azienda, ma non vi sto dicendo questo perché me li ha inviati l'azienda, perché tante aziende mi inviano i pastelli, ma non ve ne ho fatti vedere mai altri oltre questi perché non erano all'altezza di questi, quindi era inutile che vi facessi vedere altro che non si confaceva ai miei gusti. Vi ho fatto vedere forse quelli della Lidl, ma perché quelli sono un bassissimo costo con una resa abbastanza discreta per i principianti, quindi questi anche per le persone avvezze al disegno al pastello sono molto molto belli, burrosi, polverosi, ma non pulvirulenti, insomma morbidi, quindi bellissimi. Oggi disegnerò su tavoletta in legno, una matita e poi per fissare, non ho il fissativo, userò della lacca per capelli. Allora, io voglio disegnare un melograno, ho già segnato il piano entro cui voglio svolgere il mio disegno, ora vado ad abbozzarlo semplicemente per vedere se mi piace la composizione. Ecco, melograno, questo voglio disegnare. Cominciamo subito. E cominciamo subito dai toni scuri. Per esempio, io di Maison du Pastel non ho nessun tipo di nero, quindi comincio proprio con un pastello Ferrario, il numero 11, nero di Marte, a sporcare. Ah, una cosa che non vi ho detto, che dovete avere sempre con voi quando colorate con i pastelli, se usate le dita, sono le salviettine umidificate o una pezza umida. E poi una pezza per asciugarvi, ovviamente. Con un pastello della Maison du Pastel aggiungo dell'ocra nella parte bassa, mentre il giallo Napoli lo metto con Ferrario. Disegnare sulla tavoletta, noterete, porterà meno possibilità di sfumatura. Non ho preparato la tavoletta perché voglio proprio che il disegno risulti grezzo.
Se no potete preparare anche la tavoletta col gesso, ma a quel punto sarà come disegnare su un foglio, la sfumatura sarà molto più agevole. Io invece la sto dando così, in modo, vedete, non rimane nessun residuo, perché il legno ingoia tra le sue fibre tutto quello che io sto mettendo. Ho fatto una campitura e non sono andata direttamente al frutto per vedere come i pastelli venivano assorbiti da questo tipo di legno, perché ogni legno, ovviamente, essendo materia viva, è a sé, quindi questo dovete provarlo sempre. Mi tengo questa linea chiara per segnarmi il bordo del tavolo, la parte inferiore del bordo del tavolo. Questa sarà la parte superiore del bordo del tavolo. E comincio ad immettere del nero. Io vado dallo scuro verso il chiaro. Con i pastelli risulta un colore sicuramente più pieno e molto più vibrante. E vado anche per sovrapposizioni, ora vedrete. Prendo un rosso pozzuoli e sporco. Un po' di giallo Napoli. Prima di cominciare, datela una carteggiata per eliminare le eventuali schegge che risiedono sul foglio, sulla lamina di legno. Tengo sempre presente l'angolo del tavolo. Ok? Anche se poi scomparirà. Per adesso siamo soltanto alla prima stesura. Aggiungo un po' di bruno di Marte, il numero 95, sempre Ferrario, per dare vibrazione al colore del legno, e poi scurisco così col nero, tratteggio e tiro. Dove cade in ombra, cade proprio in ombra. Ancora i colori non sono pieni, stiamo soltanto definendo gli spazi. Prendo un po' di questo rosso indiano della Maison du Pastel. Vedete, i pastelli della Maison du Pastel sono molto più fragili e molto più duri, ma secondo me la migliore utilizzazione è a tratto spasmodico. Do dei tratti verticali per far capire, per dare proprio il verso a questo legno, e un tocco di giallo. Questo è l'arancio giallo permanente, il numero 41. Ne do un po' qua e un po' qua. Ok, è giunto il momento di pulirsi le mani. Adesso col nero riempio. Quindi prendo il marrone, il bruno Marte. Ok, per adesso lascio così. E procedo con un tono di nero su tutto lo sfondo che mi contorni la figura. E adesso un po' di nero anche sul melograno. Riempiamo le fibre del legno. Ok, fatta la prima campitura, quella che mi servirà come preparazione, spruzzo lacca su tutto e fisso. Faccio asciugare completamente la lacca. Ok, fatto asciugare il substrato, cominciamo adesso a lavorare a regime, a pieno ritmo. Quindi cominciamo e io continuo proprio con i fondi che voglio ben definire. Contamino il marrone con il nero, prendo una punta di rosso e prendo questo bellissimo rosso della Maison du Pastel, che è qualcosa di fantastico, e do due punti appena sotto al tavolo per dare profondità al nero. Quindi metto una punta di blu, uso un oltremare spettacolare. Devo dire che i pastelli della... Allora, sui Ferrario li conosco, non avevo dubbi. Sulla Maison du Pastel non sapevo la resa, e anche sulla tavoletta, come sulla carta, sono fantastici.
presto faremo anche un lavoro sulla carta. Comunque questi due colori sono compatibilissimi. Il fondo è un bel nero, sporco tutto ampiamente di nero, e poi macchio un po' di rosso, non troppo, perché ricordiamoci che il rosso sarà poi il melograno, un po' di blu, qualche punto, dell'ocra d'oro, e su di questi ancora nero di rafforzo. Dito e si sfuma. Eliminiamo il grosso, sporchiamo di marrone e poi andiamo tantissimo di nero. E arrivati a questo punto, fisso per la seconda volta. Voilà. Attendo che asciughi il tutto. Asciugato il tutto, comincio a immettere la figura del melograno. Allora, faccio prima con un rosso pozzuoli la forma. Qui invece riempio con del marrone, perché la parte è totalmente in ombra. In realtà anche questa sarà in ombra. E quindi poi la riempirò con il nero. Benissimo. E adesso sfumo, quindi creo la base su cui poi andare a lavorare. Questa base non la fisso, perché deve essere una base mobile, nel senso che se ho caricato troppo voglio poterla rimuovere. Benissimo, adesso su questo vado ad inserire un po' di scuri e adesso scurisco il tutto. A questo punto fisso. Perché io su questo ci devo lavorare. Col vermiglione definisco le rotondità e vivacizzo i toni. Cambio rosso, prendo questo rosso bellissimo della Maison du Pastel e lo appongo e lo mescolo col vermiglione. Prendo un po' di cardinale. Dare diversi toni di rosso è molto importante, perché rende il colore più vibrante. Reinserisco le ombre, che faccio salire piano dal basso, quindi dal piano verso su, fino ad arrivare al colore del tavolo, sotto cui si creerà l'ombra più scura che abbiate mai fatto. Stabiliti i volumi, perché questo abbiamo fatto fino adesso, fisso. Ripristiniamo adesso la figura e definiamo il melograno. Andrò per composizione di colori, quindi affiancamenti di rossi, dai diversi toni, qualche nero, un po' di ocra. Vedrete adesso i colori che immetterò piano piano per dare la giusta intensità, o meglio l'intensità che a me piace, al colore. Giallo Napoli. Cominciamo a immettere un po' di luce. Sfumino, definisco con lo sfumino anche la corona.
Come vedete, adesso sto usando lo spumino perché mi serve una porzione talmente sottile per far insinuare i colori l'uno dentro l'altro, e per non fare pasticci io prediligo uno spumino numero 01. Questo mi permette di prelevare il colore e insinuarlo senza creare troppe macchie, in modo da saltare dei passaggi di rifinitura che altrimenti mi sarebbero necessari. Lo spumino è anche in grado di graffiare leggermente la superficie del colore e quindi di far uscire quel nero, vedete qui, che io avevo dato alla base, creando, vedete qui, creando delle discromie, delle macchie tipiche della frutta. Mentre dove voglio un aspetto più vellutato, passo col dito. Voglio inserire un po' del giallo della corona anche su alcuni punti del melograno. Ancora, come vedete, non ho usato il bianco, perché quello sarà il tocco finale, la luminescenza finita. Devo ancora intensificare lo sfondo, devo ancora lavorare tantissimo. Abbozzato nuovamente il tutto, fisso. È giunto il momento di chiudere il lavoro e voi direte: ma come, non si vede niente? E miscredenti, aspettate, adesso il disegno verrà fuori. Allora, do dei tocchi di rosso, degli stessi tocchi del colore del melograno, un po' di verde su. Perfetto. Un po' di ocra qui sui margini. E ancora del nero in diagonale, quindi andrò in diagonale, aggiungerò qualche tocco di blu e molto nero, e finisco lo sfondo intanto. Faccio ingoiare dal buio il mio melograno. Vi ricordo che lavoro sempre dallo scuro al chiaro. Nero, cambio la direzione del mio colore, ma aggiungo comunque del nero. Aggiungo del bruno, quindi del marrone scuro, e soprattutto il nero. Quindi, giallo Napoli, il bordo del tavolo come se fosse appunto più in luce. Prima sfumiamo, picchiettando, facciamo inserire il nero e tiriamo via. Sotto il bordo bianco metto del nero, dritto così, e con lo sfumino tiro giù, proprio a creare l'angolo. E adesso torniamo, laviamoci le mani e torniamo sul protagonista, quindi diamo vigore al melograno. Meno apposizione di colore e più miscellanea a questo punto, quindi meno colore e più variazioni tonali, piccoli gesti controllati. Bianco, le lumeggiature. E voilà,
il mio lavoro finisce qua. Lo firmo. A questo punto lascio passare un paio di ore e poi lo vengo a rivedere per vedere se mi piace, se trovo qualcosa che devo sistemare, perché faccio riposare sempre gli occhi prima di riprendere il lavoro. Ok, è trascorso qualche ora, più di qualche oretta, diciamo così, e a occhio nudo vedo un paio di correzioni da voler fare. Innanzitutto tiro giù per quanto mi è possibile, facendolo anche con della posizione di colore nuova, il colore, perché qui sul tavolo si interrompeva troppo bruscamente e non mi piaceva. Poi con il nero raddrizzo la linea del tavolo, quindi prendo un po' di marrone e sporco i bianchi che sono troppo presenti. Passo anche sulla linea bianca che ho fatto, che è storta e non me ne ero accorta. E allora la cancello e non me ne ero accorta perché con occhio stanco non vedo più, almeno forse è un mio difetto soltanto, non lo so, ma non mi rendo più conto dei vari difetti che insistono sul quadro. A questo punto questa parte va abbassata leggermente, richiamo un po' di rosso nel piano e richiamo un po' di rosso anche qua, metto nell'ombra anche un po' di blu perché dà più vibrazione. Non vi preoccupate, ora chiarifico qualche piccolo pezzo e ora posso riporlo in cornice. Faccio questo passaggio con voi perché voglio farvi vedere la bellissima cornice in cui andrò ad alloggiarlo. Eccola qua, guardate che bella, così grezza, e lo alloggio. E voilà, ed è il mio melograno, è pronto per essere esposto. Guardate che bella questa cornice, ha un taglio, cioè è fatta con legni da risulta, cioè con nodi, veramente legni difficili anche da fare a cornice, però a me piace nella sua grezza sincerità, insomma è una cornice molto autunnale e col melograno mi sembrava proprio bella da farvi vedere. E allora ecco il mio melograno, anzi mettiamo lo scorcio di luce che arriva così, perché è così che arriverebbe in realtà. Bene, ora vi faccio le foto e noi ci vediamo dopo. Ciao! Proprio d'atmosfera autunnale, è stato un giusto riempimento per la mia bellissima cornice. Stava per essere buttata quella cornice, quando un lavoro può far sì che ci si esalti a vicenda. Questo è proprio il caso in cui un lavoro pittorico riesce a armonizzarsi talmente bene con la cornice che lo ospita da diventare un tutt'uno. È proprio così, quando scegliete la cornice per i vostri lavori dovete far sì che questa diventi un ensemble, un qualcosa che si omogeneizzi, che non spari nell'occhio guardando la vostra creazione, che non distolga l'attenzione dal soggetto che è comunque il vostro lavoro. Bene, spero che questo melograno vi sia piaciuto, vi aspetto tutti ogni giovedì sera sulla mia pagina Facebook per il corso di disegno e qui su YouTube per le lezioni live, quando le farò. Non mi rimane che chiedervi per favore, se volete, se pensate che Arte per te solo meriti un pollice in su e la condivisione sia di questo video ma anche del link del canale, mi raccomando, sulle vostre pagine Facebook. Basta parlare, vi do appuntamento sugli altri miei canali, Ombretta e Due Cuori una K, sempre su Facebook e naturalmente qui per il prossimo video. Da Ombretta ed Arte per te è tutto, ciao, alla prossima!